cordiale saluto a tutti coloro che seguono Vegan OK TG News, bentornati. Queste le notizie flash dall'Italia e dal mondo. Blitz pacifico non autorizzato in Duomo a Milano la domenica di Pasqua, una manifestazione contro ogni massacro animale. Noi abbiamo inscenato questa protesta pacifica davanti al Duomo di Milano in occasione della Pasqua per evidenziare in un giorno comunque di una festività religiosa il problema dello sterminio animale. Tutti gli animali, noi abbiamo parlato di tutti gli animali, non solo degli agnelli. L'agnello è il simbolo dello sterminio di Pasqua, ma vogliamo collegarlo a tutti gli animali che sono in Italia, muoiono quotidianamente 90 al secondo, e dal momento che nelle festività religiose si parla di pace, di segno di pace, di rispetto, ci sembra doveroso che si inizi proprio da questo, da questi giorni e da queste ricorrenze. La gente che era lì presente si è fermata a guardare, non ci sono state reazioni negative nei nostri confronti, alcuni erano già vegetariani, alcuni erano vegani, altre persone comunque hanno detto sì, in effetti è vero, quindi la reazione da parte del pubblico è stata sicuramente positiva. Punto alla rovescia per i circhi senza animali, la LAPA prende con estrema soddisfazione la notizia del disegno di legge dei ministri Franceschini e Padoan. L'Italia potrà finalmente allinearsi ai 21 paesi che in Europa hanno già introdotto il divieto. Ufficialmente in tutte le librerie La mia vita in verde, il nuovo libro certificato Vegan OK edito da Mondadori dello chef Simone Salvini, socio onorario di Associazione Vegani Italiani Ollus. Arriva dall'Inghilterra il tappeto fotovoltaico in grado di dare energia ad un intero ospedale. Si installa in soli 2 minuti di orologio ed è in grado di utilizzare l'energia del sole nelle zone dove la rete elettrica è assente o fuori uso. Il pesce è un animale che ha il diritto di nuotare libero e soprattutto di vivere come ogni essere senziente. In più, per chi pensa che consumare pesce possa far bene alla salute, beh, si sbaglia. Approfondiamo questo argomento con la dottoressa Michela De Petris, medico specialista in nutrizione e membro del comitato scientifico Associazione Vegani Italiani Ollus. I cibi più potentemente antitumorali sono tutti al 100% vegetali. All'interno di questo elenco non c'è la carne, non c'è il latte, non ci sono i formaggi, non ci sono le uova e non c'è neanche il tanto famoso e reclamizzato pesce. Vi ho riportato qui gli alimenti che sono più ricchi di acidi grassi omega 3. Il pesce che ne contiene di più è rappresentato dalle sarde, che si trova, direi vergognosamente, solo in penultima posizione. Ci sono tanti altri alimenti vegetali al 100% molto più ricchi di omega 3 rispetto al pesce. Il primo, il più ricco in assoluto, è l'olio di lino, che contiene più di 10 volte tanto il contenuto di omega 3 delle sarde. Una volta che il pesce lo cuociamo alla griglia, al forno, alla brace, in padella, gli omega 3 contenuti che fine fanno? Bene che vada, se ne vanno. Male che vada, che è l'evenienza più comune, diventano tossici. Si alterano e invece di farci bene ci fanno proprio male. Chi consuma pesce perché pensa che gli faccia bene? Proprio no. Innanzitutto il pesce è carne di un animale acquatico, non terrestre, ma carne è, e quindi ha tutti gli svantaggi della carne. In secondo luogo, attualmente è uno degli alimenti più inquinati che ci siano, di metalli pesanti. Per cui, se vogliamo trarre il massimo beneficio dagli omega 3, non andiamo a prenderli dal pesce, che tra l'altro è un essere vivente e ha tutti i diritti di vivere come noi. Le associazioni animaliste non pensano solo a difendere i diritti degli animali, ma in generale tutti i diritti di ogni essere senziente. E questo lo dimostrano le tantissime iniziative portate avanti dalle Ollus come animalisti italiani, che il giorno di Pasqua hanno fatto visita al reparto di pediatria malattie respiratorie infantili dell'ospedale Palestrina di Roma. Pasquale e Angela hanno regalato uova di Pasqua con cioccolato fondente a tutti i bambini ricoverati. Abbiamo incontrato la bellissima Daniela Martani, portavoce dei diritti degli animali, vegana per etica e direttrice del blog Vegan Lifestyle. Gli animali sono degli esseri meravigliosi,
e hanno tutto il diritto di vivere, per cui si può vivere benissimo senza mangiare carne, e perché uno dovrebbe invece continuare a ucciderli per nutrirsi, quando invece ci sono talmente tanti alimenti alternativi che ci permettono di vivere benissimo senza? Fondamentale, e penso che sia il futuro del nostro pianeta. Se ne guadagna in salute, chiaramente, perché si risolvono tantissimi problemi che magari uno pensa di non avere, o comunque non sa come risolverli, e invece mangiando a base vegetale li risolve, come per esempio io ho risolto un problema acneico gravissimo e sto togliendo latte e latticini. Poi ne guadagna l'anima, si sente più leggeri, perché sapere di non avere sul piatto un cadavere, perché poi diciamo la verità, è un animale ammazzato brutalmente, ti fa vivere con un cuore più leggero. E poi si incontrano tante belle ragazze, perché le vegane devo dire che sono delle donne stupende, meravigliose. Il mio blog si chiama Vegan Lifestyle ed è un blog che tratta gli argomenti vegani a 360 gradi. Chiaramente non si parla solo di alimentazione, ma si parla di tutto quello che riguarda il mondo vegano, quindi anche l'abbigliamento, le scarpe vegane, il vestiario, tutto quello che comunque riguarda l'etica vegan, chiaramente, perché io sono diventata vegana per etica, non per una questione salutistica. Poi ci sono anche argomenti che riguardano la parte della salute, della cucina, insomma, è molto interessante. Io saluto tutti i vegan, ok? Ed ora due ricette vegan crudiste a cura di Laura Fedele, ambasciatrice dell'Associazione Vegani Italiani Ollus. Oggi ho preparato una ricetta di crudismo vegano, spaghetti di daikon al pesto rosso. Abbiamo preparato gli spaghetti con la radice di daikon, a parte ho tritato dei pomodorini secchi con olive nostrane e capperi, una mousse di avocado con un pochino di limone e sale. Ho mescolato la mousse di avocado con il pesto di pomodorini e con questo ho condito lo spaghetto. La seconda ricetta è cannolo di mela essiccata con ripieno di ricottina di noci di macadamia. Abbiamo preso la mela, l'abbiamo frullata senza aggiungere assolutamente niente, messa nell'essiccatore qualche ora, si trasforma in una finissima pellicola. A parte ho creato una ricottina con noci di macadamia tritate, un pochino di limone, sale, lievito in scaglie crudo, un pochino d'acqua. Sul piatto ho messo una crema di noci, sopra ho avvolto la pellicola di mela con all'interno la ricottina di noci di macadamia, ho realizzato il cannolo. Per rifinire il piatto ho messo dei piccoli cubetti di pera. Vegan, ok! L'agenda di Vegan OK TG News per conoscere tutti gli eventi e i corsi in giro per l'Italia. Domenica 10 aprile a Iesi, presso il ristorante Show Food, nuovo corso della chef Marta Filippone, soia e gluten free, alla scoperta dei magici cereali senza glutine. Domenica 17 aprile a Macerata, presso il ristorante Lord Bio, corso di cucina e pasticceria con il maestro chef accreditato Vegan OK Emanuele Di Biase, per imparare a preparare i suoi dolci e mousse dai sapori unici e rigorosamente vegan. Vi ricordiamo la mail alla quale potete scrivere per segnalare tutte le vostre iniziative vegan, tg@veganok.com. Ci trovate anche sui social network, Facebook e Twitter. Noi torniamo con le nuove notizie giovedì prossimo, sempre sul nostro canale YouTube Vegan OK. Ci trovate anche sul digitale terrestre al canale 78 Teleambiente per Roma, Perugia, Napoli e Pescara, 812 per tutta la Lombardia. Ci trovate anche in Sicilia al canale CTS 90, Azzurra Channel numero 74 e Teleionica numero 18. Grazie per averci seguito.